Questa seconda tappa di Miss Universe Italy. Io vorrei che le ragazze, soprattutto vieni numero 6, vieni vicino a me. Vorrei invitare l'assessore Esposito immediatamente. Un applauso all'assessore Teresa Esposito del comune di Camerota, che stasera ci ha portato la bandiera verde, le 5 vele di Lega Ambiente, perché Maria di Camerota è il male numero 1 d'Italia. Quindi qui ci troviamo nel mare numero 1 d'Italia, 5 vele, Lega Ambiente. Facciamo vedere questa bandiera, immortaliamola, questa foto. Questa bandiera non è segno solo di mare pulito, ma anche segno di un'organizzazione, di una pulizia delle strade, di eventi organizzati bene e di tante tante cose
che il comune di Camerota, sotto questa amministrazione magnifica targata Scarpitta, sta facendo. E questa ragazza qua alla mia destra, dobbiamo dire che è stata battezzata da me, perché e io sono stato battezzato quella serata, perché la prima serata di sfilate l'ho fatta a Rofrano, ti ricordi, al Centauro, e tu gareggiavi come Miss, avevi 17 anni, mi pare 16-17 anni, e quella serata ha iniziato questo lungo percorso di 18 anni che ho portato avanti e non mi sono fermato mai. Teresa Esposito, un applauso all'assessore alla cultura del comune di Camerota. Teresa, una bella situazione per il vostro comune. Sì, buonasera a tutti. Mi pregio di essere anche delegata all'area marina protetta ed è per questo che stasera abbiamo portato la bandiera a 5 vele. La nostra area marina protetta a Costa degli Infreschi e della Mazzeta rappresenta per noi un punto di forza, di valorizzazione per il territorio. Anche quest'anno abbiamo ricevuto la bandiera Lega Ambiente 5 Vele Costa del Mito, nonché la bandiera blu per gli approdi turistici. Un benvenuto a tutti gli ospiti, io ti ringrazio perché fai con passione il tuo lavoro e ti ringrazio perché hai scelto anche quest'anno Marina di Camerota. Buonasera a tutti e vinca la migliore. Accomodati in giuria, intanto le ragazze si vanno a preparare per la gara, Mirea le accompagni tutte quante, un applauso alle nostre miss che stasera si giocheranno il pass per la finalissima di Roma. Ovviamente voglio ringraziare con un applauso la proprietà dell'Hotel America e la cara amica, la direttrice Amelia Esposito, un applauso che fortemente ha voluto che io organizzassi questa manifestazione in questo splendido giardino. Per chi non conosce, la manifestazione Miss Universe è da sempre il concorso più importante e prestigioso del mondo. Dobbiamo dire che questo è il terzo evento più importante della Terra dopo i mondiali di calcio e il Super Bowl. Perché è più importante? Perché la finalissima è seguita da 900 milioni di telespettatori in tutto il mondo. L'ultima finale si è tenuta in Corea e ha tenuto 9.250 milioni di seguaci su Facebook, quindi anche sui social va forte, 4 milioni di follower su Instagram. Nel campo dello spettacolo, come dicevo, è il più seguito al mondo. L'ultima finale è stata trasmessa in 100 paesi. Questo concorso, che è nato appunto in California nel 1952, e tra più antichi di sempre, è organizzato da Miss Universe Organization e è stato rilevato nel 2015 dal magnate ed attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che dopo l'elezione l'ha affidato al presidente della Repubblica degli USA, l'ha affidato al suo braccio destro e la signora Paola Schugart. E quest'anno a fine agosto del 2018 ha nominato, un applauso a Marco Ciriaci che sta in giuria con noi stasera, direttore nazionale di Miss Universe Italia. Marco ha voluto raggiungere questa ridente località balneare proprio perché non era mai stato nel Cilento. Eccolo qua, un applauso, vieni Marco. Marco è la prima volta che viene a Marina di Camerota e immediatamente è rimasto incantato venendo con la macchina giù da Roma, dentro tutto il panorama, perché lui era stato fino forse a Salerno, più giù non era arrivato, no, a Pestum, sei stato a Pestum per la selezione che abbiamo fatto Agropoli, però qua su non è rivenuta. Questa qua è la famosa Costa del Mito, la costa che tu senti narrata nell'Eneide da Virgilio. Beh, qua è un posto favoloso. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, mi avevano detto che era bello, ma non mi aspettavo così. Le spiagge meravigliose, noi purtroppo siamo arrivati tardi, ma ce la godiamo domani, quindi ci sarà modo per poter visitare e vedere le vostre bellezze. Complimenti alla location perché è veramente molto molto carina, sembra una tappa, una selezione esotica, quindi complimenti, esatto, in stile Miss Universe USA, ecco appunto, quindi complimenti. E tu sai che stiamo facendo un ottimo lavoro a Roma per quanto riguarda la finale nazionale,
Diciamo oggi tra l'altro siamo usciti in prima pagina sul Messaggero perché siamo stati protagonisti con la nostra Miss Universe Italy della Roma Fashion Week e devo dire che ci siamo portati a casa il trittico perché quest'anno abbiamo fatto Milano Fashion Week, abbiamo fatto Alta Roma e abbiamo fatto la Roma Fashion Week, quindi la nostra Miss Universe è l'unica delle tre, diciamo, dei concorsi più importanti che lavora e che poi gira il mondo. Avete aperto anche il Fiore d'Italia, siete stati a Shanghai per l'anteprima del Fiore d'Italia, quindi un'ottima vetrina. Assolutamente sì, un mese fa siamo stati a Shanghai, ho accompagnato Erika per questa manifestazione importante, i cinesi si sono comprati, hanno acquistato anche quello, il logo, il marchio, il brand del Giro d'Italia, siamo stati insieme a Ivan Basso, i due super campioni Ivan Basso e Alberto Contador, ospiti di questa grande manifestazione. Stiamo preparando la puntata per la 5, io vi invito a seguirci perché per la prima volta nella storia ho avuto il privilegio di scrivere a quattro mani con Alberto Cangichioto, che è il regista di Temptation Island, di Grande Fratello e della Fattoria, che è mio socio ormai da 4 anni. Abbiamo scritto a quattro mani per la prima volta nella storia un reality show, quindi per la prima volta vedremo un concorso di bellezza H24, conosceremo finalmente le bellezze italiane e non solo con le solite frasette stupidine, perché io, consentimi, apro una parentesi e poi la chiudo, girando il mondo mi sono reso conto che in Italia abbiamo marciato su una linea sbagliata, ok? Oggi si associa troppo la Miss uguale stupidina senza cervello, non è vero, assolutamente. Se andiamo un po' in giro per il mondo ci accorgiamo che gli altri paesi, come tu hai sottolineato, Miss Universe è il terzo appuntamento più importante della Terra, ok? Dopo il Super Bowl e la finale mondiale di calcio, la finale Coppa del Mondo di calcio, c'è Miss Universe. Negli altri paesi la Miss Universe è più importante di Totti in Italia, per dirti, o di Del Piero. Qui in Italia, purtroppo, siccome siamo reduci da concorsi che hanno smembrato le nostre ragazze, perché purtroppo si associa la bellezza, quando facevano le domande, che vorresti alla pace nel mondo, vorrei sposare un calciatore, cioè abbiamo troppo associato la bellezza alla stupidità, non è così, le nostre ragazze, le nostre figlie, le nostre sorelline, le nostre cugine sono belle, fighe, frizzanti e intelligenti. Mi sono stancato di andare in giro per il mondo e di vedere gli altri che arrivano nei primi posti e l'Italia purtroppo si deve accontentare sempre, bel paese, figo, bello, però le nostre miss non arrivano mai nei primi posti. Quindi io sto lavorando per questo, farò vedere le ragazze H24, quindi daremo fiato e faremo vedere queste bellezze che parlano, che hanno un cervello, che sanno fare, ok? Fino ad oggi è stato tutto sbagliato, me ne prendo la responsabilità di quello che dico, non me ne può fregare di meno, ma se gli americani mi hanno dato questo compito vuol dire che qualcosina ci hanno capito. Quindi l'appuntamento è a Roma, noi faremo la finale nazionale, il reality inizierà il 17 di agosto, fino al 24 le telecamere saranno accese H24, il 25 ci sarà la finale e dopo una settimana andremo in onda, per la prima volta sono riuscito a riportare questo format in Mediaset alla 5, quindi credo che sia un grande orgoglio per tutti coloro che sono qui stasera, che hanno accompagnato le loro figlie, le loro fidanzate, le loro cuginette e per tutte queste ragazze che insomma meritano moltissimo. Quindi viva la bellezza italiana, finalmente. Ti faccio i complimenti, Marco, ti faccio accomodare in giuria. Diciamo che siamo arrivati alla fine di giugno perché sapete benissimo che questi concorsi esplodono a luglio perché la settimana prossima ci sono gli esami di maturità, ci sono gli esami universitari, quindi le ragazze le ho fatte stare a casa a studiare, quelle là che dovevano preparare l'esame, perché è più importante l'esame di maturità, l'esame universitario, che Miss Universe. E poi da quando in cui avranno fatto l'esame, poi dopo le chiamerò e saranno qua convocate per le prossime selezioni. Allora, prima di partire, le ragazze sono già pronte, quindi io partirei con la gara. Io voglio ringraziare la giuria che gentilmente stasera ha accolto la mia richiesta, la professoressa Carmen Lucia, il nostro sponsor Tecnarredo, lui sono 20 anni che mi sta vicino, facciamo un applauso, Gaetano Stefano, veramente un imprenditore a tutto tondo, dei migliori che abbiamo sul nostro territorio e del sud Italia. Ancora Vincenzo Falso, l'assessore Teresa Esposito, l'artigiana Maria Cosentino, Mauro Bellisario. Poi abbiamo l'onore stasera
di ospitare il campione del mondo assoluto di organetto Alessandro Gaudi. Un applauso, è difficile averlo in queste serate. Stasera Miss Universo ce l'ha. Ancora abbiamo, non riesco a leggere questo nome, poi Amelia Esposito, la titolare, e poi man mano vi presento gli altri, man mano che li vedo, perché vedo anche lo sponsor Ottica Cele, perché stasera le Miss faranno anche un'uscita moda con gli occhiali di Ottica Cele, con i gioielli di So Gold Valle della Lucania. Ottica Cele che sta in via Bolivar a Maria di Camerota, ha portato tutta la collezione estiva, e poi le Miss faranno uscita moda con i caftani e i costumi da bagno del negozio di costumi da bagno che sta sempre in via Bolivar, che dopo vi ricorderò quando faremo la sfilata di costumi da bagno. Annabella. Annabella, mi dice Annabella, perché i costumi sono di una marca che dopo enunceremo, ma il negozio si chiama Annabella e in via Bolivar veramente sono rimasto accecato quando ho visto questi caftani, questi cappelli, questi barei, quindi li ho voluti fortemente per questa serata qui in questo paradiso dell'Hotel America. Allora, ragazze, sono pronte, giuria? Allora, si presenteranno loro con la loro voce, voi esprimerete un voto, io faccio girare un faro, ci vedete in giuria? Riuscite a scrivere? Riuscite a scrivere? Ok. Allora, sulla prima colonna esprimerete un voto da 1 a 5, ok? Per uscire in costume da bagno, e sulla seconda colonna un voto da 1 a 5 per l'abito da sera. Va bene, io vi chiedo di votare dopo che hanno parlato, quindi non soltanto per l'aspetto fisico, come diceva Marco, ma pure per quello che una ragazza vi fa sentire con, quando parla, va bene? 3, 2, 1, via la gara! We will always take a stand for the
Savannah. We'll never be in love, Savannah.
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be in love, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah.
Grazie Amelia.
Savannah. Stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Savannah.
For the land, let's go back.